Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Eccoci qua riuniti in questa splendida giornata autunnale che non mi consente di usufruire della luce naturale perché fuori piove, piove a dirotto e quindi ho chiesto aiuto al ring light, quindi ho un capello in faccia come al solito. Video sui prodotti finiti. Vediamo insieme che cosa ho finito quest'ultimo mese. Io non so quanto tempo sia passato. Il sacchetto è sempre lui. Quello della Mentadent, ormai ci sono affezionata. Ok, partiamo subito. Allora. Dolce a schiuma, balea, vanille e cocos. Deludente, allora sì, bella texture, cremoso, niente da dire. I dolci a schiuma di balea a me piacciono, però mi aspettavo meglio da questa profumazione, devo dire la verità. Comunque, usata, pagata poco. Andava benissimo. Altra profumazione, Mandelblüte, quindi fiori di mandorlo e magnolia, eccola qua. Allora, di questa già meglio come profumazione. Vi deve piacere una profumazione fiorita. Fiorita e leggermente mandorlata, ma niente di goloso, niente da segnalare. Buona, ma tornassi indietro, insomma, non correrei a prenderla. Uno tra tanti, uno come tanti, un dolce schiuma come tanti. Questo invece sì che correrei a prenderlo ed è del brand, e stiamo sempre parlando di dolce schiuma, di Cora Urban Fit, che adesso sto vedendo sempre più in giro nella grande distribuzione e sovente in offerta. In questi giorni nel mio caddy sotto casa questo boccione da 400 ml mi sembra che costi 1,80 euro, una cosa del genere. La profumazione era yogurt e pistacchio. Molto buoni, molto cremosi, molto profumati. Il mio preferito è quello al melone e melone qualcosa, però se li trovate, provateli perché sono cosa volevo dire. Sono da provare, ma sono oggi i termini, la pioggia, sono carini, toh, ecco. Non imperdibili, però carini, assolutamente. Tra i dolci schiuma che ho provato, insomma, sono di tutto rispetto. Poi un bagno crema, la cui profumazione devo dire mi ha un po' delusa. È il cocco dell'erbolario. Boh, io più che cocco qua dentro ci sento Tiare. Non so, avrò il naso io deviato? Sì, buono, però sì. Allora, sicuramente un dolce schiuma molto profumato. Lasciava il bagno assolutamente profumato in modo estivo slash tropicale, si sentiva. Certo, la profumazione non permane sulla pelle, ma cosa chiedere di più a un dolce schiuma? Cioè, più che regalarvi questa esperienza olfattiva mentre fate la doccia e lasciare il bagno profumato, abbiamo già raggiunto vertici, no? Dal punto di vista della profumazione, inarrivabili. Oltretutto cremoso, ben idratante, non secca la pelle, però la profumazione al cocco dell'erbolario non mi dice niente di che. Io sento più Tiare. E dato che ho un problemino con le profumazioni al Tiare, insomma, non so se la ricomprerei. Altro dolce schiuma, Madonna, quanto mi sono lavata questo mese, ma perché questa era tutta roba che avevo comprato durante l'estate, quindi chiaramente poi l'ho terminata. Questa mi è piaciuta molto, di Kelemata, Elisir per il bagno alla menta acquatica. La sconsiglio vivamente durante la stagione fredda perché è davvero, davvero rinfrescante. Una piacevolissima profumazione alla menta. Non all'eucalipto, ma alla menta fresca, rigenerante, meravigliosa. Tornassi indietro, sicuramente la riacquisterei. Un bel boccione da 500 ml preso in offerta nel negozio monomarca, che poi dove non sono più andata, di Perlier e Kelemata. Bella, una bellissima profumazione, rinfrescante, rigenerante e secondo me prettamente estiva. Finalmente ho finito questo boccione di crema di Elizabeth Arden al tè verde con appunto questi pallini al miele. Allora, tornassi indietro lo ricomprerei. Allora,
Sì, per quanto riguarda l'idratazione, la profumazione, la gradevolezza nello stendersi questa crema sul corpo, il facile assorbimento, il nutrimento che mi dava la pelle, no, perché per finire 500 ml di crema, io quanto ci ho impiegato? Un anno? Sì, perché l'alterno, ho tante creme corpo che piano piano uso, finisco, però 500 ml, ragazzi miei, cioè è tanto. Però molto buona. Io l'ho trovata in offerta, l'ho presa in offerta su Amazon a 9,90 euro. Vedo che in tanti siti è a 20 euro. Potete tranquillamente aspettare sulla riva del fiume e portarvela a casa a un prezzo molto più decente. Poi ho terminato l'olio denso di Veralab. Olio in gel naturale, nutriente, che io ho utilizzato prevalentemente, non so se andavo fuori per un weekend, insomma quando avevo bisogno di uno struccante prêt-à-porter, e quindi mi evitavo con un unico prodotto il doppio passaggio, struccante occhi e struccante viso. Sì, mi piace sicuramente, però rapporto qualità-prezzo secondo me si può spendere molto di meno e avere un prodotto altrettanto valido, quindi sono stata felice di provare questa mini size, ma non è un prodotto del cuore, ecco, non è un prodotto che secondo me che non è che... Oh, si vede che piove, non è un prodotto difficilmente sostituibile. Ma cosa sto dicendo? Nel senso, si può sostituire con ben altro di altrettanta qualità a minor prezzo. Punto a capo. Poi shampoo Pantene Ricci Perfetti, mi è piaciuto molto. Mi piace moltissimo come lavora Pantene per quanto riguarda i prodotti per i capelli mossi e ricci. Bella idratazione, bella definizione, non troppo pesanti, e quindi non appiattenti, ma allo stesso tempo nutrienti. E anche lo shampoo, devo dire, mi è piaciuto e lo ricomprerei. In questo momento di Pantene mi è rimasta in casa la maschera alla cheratina che ho fatto anche ieri sera. Ora non guardate i miei capelli, io sono appena rientrata e ho preso la pioggia, quindi io li ho lavati ieri sera, ma sono già tutti mezzi andati perché chiaramente prima sono uscita a bere un caffè e mi sono lavata, e questo è il risultato. Però devo dire che mi è rimasta la maschera di Pantene alla cheratina ottima e anche la crema styling per i capelli ricci. Quanti peli stanno viaggiando in questa stanza non si sa. Poi ho terminato un deodorante Dove. Se vedete Dove tra i miei prodotti finiti, vuol dire che io l'ho preso in offerta, perché io mi rifiuto di pagare un deodorante 3 euro. Quindi vuol dire sicuramente che io l'ho preso in stock. Quando li vedo 2 euro, 2 euro e 5, 2,05 euro, 2,10 euro, allora riprendo. Altrimenti io ho 3 euro per un deodorante, non glieli do. Passo ad altri brand, ad altre marche. Poi, infatti, questo deve essere stato il caso. Licia Original Extra Protezione Zero Alcol, ugualmente efficace, e si trova molto spesso in offerta. Devo dire che io, se trovo Dove a un prezzo decente, compro Dove, altrimenti compro Licia, che a prezzo pieno costa meno di Dove, oppure Licia in offerta costa molto meno di Dove in offerta. Se siamo capiti, poi sempre. Dell'erbolario il cocco, la crema corpo vellutante, siamo sempre lì. Io sto cocco per me è più Tiare, per me è più un cocco mixato al Tiare, cioè mi aspettavo più una cosa golosa, edibile, gourmand, invece io ci sento un'alta componente floreale. Sì, buono, è stato piacevole. Ma sento anche dei sentori di tuberosa. A volte il mio naso si confonde un po' tra Tiare e tuberosa. Sento un fiorito pungente mixato al cocco. C'è molto di più oltre il cocco, secondo me, qui dentro. E a volte mi piace, a volte no. Non so se il prossimo anno lo prenderei di nuovo. Bisogna vedere che cosa dice il mio naso il prossimo anno. Comunque sia, idratazione del corpo dell'erbolario, per quanto riguarda l'idratazione, ci siamo. A me piacciono, belli nutrienti, rilasciano sempre una bella profumazione che dura, ti danno soddisfazione, assolutamente sì. Poi, allora, questa è una delizia. Allora, crema mani di Elan, crema mani profumata, appunto con la profumazione tonka e peperosa.
Allora, se voi state già pensando a qualche regalino di Natale, se voi siete brave, non siete come me e vi state portando avanti e la trovate in offerta da qualche parte, questo è un regalino, un pensierino di Natale delizioso. Uno perché ha questa profumazione di tonka e pepe rosa che è meravigliosa. Quanto è buona, dolce, speziata. Quindi già adesso che siamo nell'autunno, poi andremo nell'inverno, poi andremo sotto Natale, sarà perfetta. Questa profumazione, allora, oltre ad essere una bellissima crema vellutante, profumata, appunto vellutante, nutriente, è anche molto profumata, di conseguenza è proprio una coccola da utilizzare la sera prima di andare a dormire come trattamento notturno, è meraviglioso, poi vi accompagna durante la notte questo profumo delizioso, bella, 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 bella. Ho visto però che ha alzato i prezzi e quindi io al momento non la trovo a meno di 7, 8, 9 euro perché me la vorrei ricomprare, attendo sulla riva del fiume e poi me la riaccatterò perché non ci voglio rinunciare, mi piace moltissimo. Poi, che cosa ho terminato anche? Ho terminato questa crema corpo, questa mini size Albero di Giada dell'erbolario, la cui profumazione non mi piace per niente, pur amando io le profumazioni verdi e fresche. Questo è un profumo che mi infastidisce, lo trovo freddo, impersonale, piatto, stridente, non mi piace. Quindi Albero di Giada dell'erbolario non mi piace, ho terminato la crema corpo, non penso che lo prenderei come profumo e solo per il fatto che l'ho detto 3, 2, 1, iniziamo il countdown, fra 2 settimane sarò impazzita per Giada dell'erbolario perché il mio naso non conosce la coerenza. Però al momento mi sento di dirvi così. Poi che cosa ho terminato? Ho terminato il siero viso di Revolution al 10% di niacinamide più 1% di zinco, che io vi ho già promosso in un video, l'ho terminato con immensa soddisfazione. Ho notato un aiutino per quanto riguarda la situazione pori dilatati, si è utilizzato con costanza dopo 3-4 settimane. Io ho iniziato a vedere la situazione dei pori un po' più appiattiti, leggermente più ristretti, cioè meno visibili. Ecco. Ho notato questo. Situazioni pori meno visibili sul mio viso. Quindi io mi sento di dirvi: provate, costa poco, però costanza, diligenza tutti i giorni e dopo cercare di guardare il risultato, vedere il risultato dopo 3-4 settimane. Un risultato che percepirete voi. Difficilmente la vostra migliore amica vi guarderà un giorno e vi dirà: dove sono finiti i tuoi pori? Non siamo a quei livelli. Ok, poi struccante, struccante occhi, sempre lui. Se trovate in offerta, è quello al Fiordaliso, struccante occhi doppia azione, trucco waterproof Nivea. Mi piace, dato che ho continuato poi a trovarlo in offerta, sto utilizzando anche adesso un altro flacone. Poi ho terminato, questo mi era stato inviato da un venditore Amazon, ve ne avevo già parlato e mi è piaciuto davvero tanto. Il brand è Baciel ed è Hydra Barrier Cica Serum ed è sostanzialmente un siero viso alla centella asiatica, ceramide, quindi ceramide o ceramide, dubbio sulla pronuncia, quindi è illuminante, antirughe. Ha anche il trehalose, mia ignoranza, non so cosa sia. Comunque sia, bella idratazione, effetto anche qui grana, effetto tensore, grana rimpolpata della pelle. E anche qui risultati impercettibili, nel senso che io li ho percepiti, ma nessuno ha urlato al miracolo quando mi ha visto dopo un mese. Quindi stiamo parlando, insomma, di questi risultati, però. L'ho utilizzato con somma soddisfazione anche durante l'estate, quindi un rapido assorbimento, un facile assorbimento. È stato un bel trattamento, piacevole, idratante, antirughe, non lo so, questa è la situazione. Insomma, nulla di miracoloso, però mi è piaciuto. Mi è piaciuto. Questo siero lo trovate su Amazon, perché appunto me l'ha inviato un venditore Amazon, non ho idea di quanto costi, ma credo tra i 15 e i 20 euro. Comunque un bel brand, a me è venuta voglia di provare la crema di questo brand qua. Allora, poi ho terminato, e questa mi è durata tantissimo, Madonna santa, che capelli, ragazzi.
Che capelli. Benton, quindi è una Essence, Benton Fermentation Essence. Questi sono 100 ml. Allora, Essence praticamente non è un tonico, ma ha una consistenza liquida slash gelatinosa, quindi è più corposo di un tonico. Ho capito solo alla fine che la Essence sulla mia pelle fa la differenza, cioè dà quel boost in più di nutrimento e idratazione che alla mia pelle piace molto. Di conseguenza io la utilizzavo con costanza e poi la sospendevo, perché mentre la utilizzavo dicevo: ma sta cosa che serve? È un passaggio in più. Poi quando la sospendevo mi rendevo conto che mi mancava, vedevo che la mia pelle era più assetata del solito ed effettivamente è un passaggio che sulla mia pelle fa la differenza. Adesso ne ho comprata un'altra, molto probabilmente il video che registrerò dopo questo sarà un video haul in cui vi faccio vedere un po' di cose che ho comprato in sostituzione di tutto quello che ho finito. Devo dire quindi che sommando tutto questo quasi anno di utilizzo, se non anno 9 mesi tutti di utilizzo, posso dire che io ve la consiglio. È un passaggio che appunto è piena di principi attivi, comunque idratanti, anche qua. Quando questo non ha l'acido ialuronico, ha altri principi attivi. Quindi se siete contro l'acido ialuronico, o ritenete che insomma non faccia assolutamente nulla alla vostra pelle, questo andatevi a vedere le schede tecniche, ha ben altro. E devo dire che concretamente si sente. Cioè, io lo vedo. Quando la sospendevo, vedevo la differenza. Tant'è che terminata lei, io ho comprato un'altra Essence. Poi, cosa ho terminato anche? Il Vino Clean Olio Struccante di Caudalie, che ha un delizioso profumo mandorlato, che però è stato deludente dal punto di vista dello struccaggio degli occhi. Non strucca gli occhi, qua c'è scritto struccante viso e occhi per ogni tipo di pelle. Sul mio trucco waterproof, trucco mascara waterproof, non faceva assolutamente niente. Quindi è stato deludente da quel punto di vista. Piacevole però per quanto riguarda la detersione del viso. Morbido, facilmente risciacquabile, non unto. Questo sì, avrei voluto insomma che rispettasse un po' la dicitura, struccante viso e occhi. Sui miei occhi, sul mascara waterproof non fa assolutamente niente per quello che mi riguarda. Poi ho terminato questa matita occhi marrone, waterproof 24 ore di Deborah, queste matite automatiche qua, devo dire molto bene, davvero waterproof, durata tutto il giorno senza nessun problema, facile sfumabilità. Morbida ma resistente anche alle alte temperature, perché io l'ho utilizzato durante tutta l'estate, anche durante tutta l'estate, insomma, soddisfazione, non sbava. Devo dire che Deborah l'avevo trovata in offerta, credo su Amazon, perché io una matita marrone la devo avere. Mi ha dato le sue soddisfazioni. E qua si chiude il video sui prodotti finiti. Ripeto, molto probabilmente ci sarà una sorta di video haul. Che poi ho comprato anche un po' di abbigliamento, devo vedere se farne due diversi o fare un maxi video haul. Io vi mando un bacione e non lo so se ci vedremo ancora con questa ring light o meno, e ci vediamo alla prossima. Ciao!